È veramente una squallida kermesse politica, è veramente un atto politicamente assurdo e direi estremamente pericoloso, perché queste persone che stanno per essere elette da degli elettori di uno Stato democratico, di regioni democratiche, che sono soggette a una Costituzione che è nata dalla Resistenza e che prevede tutta una serie di cose, che stabilisce delle regole precise, invece che giurare in nome di quella Costituzione, vanno a giurare in nome di Silvio Berlusconi. La cosa è estremamente grave dal punto di vista politico, perché denota una tendenza al vassallaggio, una incoscienza politica, una disposizione a un regime e a un sistema dittatoriale e feudatario dove uno comanda e tutti gli altri non fanno altro che esprimere atto di sottomissione e di vassallaggio al signore padrone. Quindi è una cosa politicamente indecente. Io spero che la parte democratica del popolo delle libertà, gli elettori sinceramente democratici, onesti, riflettano su questo e si rendano conto che votando queste persone, votando la loro coalizione in queste condizioni, fanno un danno a se stessi, fanno un danno a tutto il paese, fanno un danno alla democrazia e alla Costituzione, perché è veramente una cosa indegna e indecente. Non c'è ben da sperare, perché le inchieste fatte da Francesca Fornario evidenziano una bassa coscienza politica dei Berluscones, una approssimazione politica incredibile, non sanno nemmeno che cosa abbia fatto Berlusconi da quando è al governo e si credono che abbia fatto quello che lui gli ha detto di aver fatto. In realtà ha fatto tutt'altre cose, quindi evidenziano una capacità critica incredibile e quando c'è la criticità e si sceglie, non c'è nemmeno un'affidabilità democratica, non c'è nemmeno un'affidabilità dal punto di vista della libertà, perché la libertà o si basa su una capacità critica e allora legittima la libertà di scegliere, o altrimenti se si è acritici non c'è questa legittimazione nella scelta, per cui non c'è nemmeno la libertà. E quindi l'assurdo è che si chiamano popolo della libertà e poi invece dimostrano di essere un popolo di servi, di vassalli, pronti a inchinarsi e a giurare sul loro signore padrone. Una logica politicamente feudale, feudataria, che è pericolosissima perché dà l'idea di essere predisposti al regime, non alla democrazia. E io mi auguro veramente che appunto gli elettori di centrodestra siano capaci invece di coscienza critica, sappiano riflettere su questo e sappiano veramente autocriticarsi e ironizzare su queste cose e non rinnovino un consenso elettorale a queste persone perché farebbero, come ho detto, un danno a se stessi e a tutti gli altri, oltre che al paese e alla Costituzione. Ma ad alcuni di loro sembra che questo non importi, e invece importa a noi. Il rischio è che veramente salga uno scontro politico nel paese e che il paese si divida ancora di più. L'altra appunto questione che voglio porre e la pongo appunto all'elettorato di centrodestra onesto e intelligente, non certo ai Berluscones acritici né allo zoccolo duro economico che voterà e voterebbe comunque Berlusconi qualunque cosa faccia perché vuole una deregulation in economia
il controllo del mercato del lavoro in entrata e in uscita, licenziare chi vuole quando vuole, vuole disinvoltura tra capitale legale e capitale illegale. Questo è lo zoccolo duro economico che, ripeto, non prendo nemmeno in considerazione perché voterebbe comunque Berlusconi. E neanche prendo in considerazione lo zoccolo duro politico, cioè i fascisti, gli integralisti cattolici e i Berlusconi sacritici, tutti quelli che vogliono un capo, un leader, non gli interessa cosa faccia, cosa non faccia, l'importante è che ci sia un boss da seguire e da poter osannare e non gli interessa altro. Quindi a queste persone non mi rivolgo perché so che queste voteranno comunque Berlusconi e per fortuna non sono la maggioranza degli elettori di centrodestra. La maggioranza degli elettori di centrodestra è una maggioranza intelligente, consapevole, che spero sappia scegliere sulla base di un ragionamento politico e non voti certo Berlusconi, voti magari altri, voti magari Fini, che ha dimostrato di essere un politico intelligente, oppure io mi auguro e spero che voti a sinistra, perché da questo punto di vista mi rendo conto che non è molto democratico quello che sto dicendo, però mi rendo conto che allo stato attuale delle cose il peggior centro-sinistra è sempre meglio del migliore centro-destra. Ora io lascio che questo video vada avanti perché solitamente quando lo chiudo, se lo chiudo quando ho finito di parlare, normalmente non arriva in fondo e quindi chi poi lo vede non riesce ad avere il discorso completo, e allora lascio che il video vada avanti un paio di minuti e poi dopo lo chiudo. Quindi se troverete poi una lunga pausa di silenzio dopo il mio intervento è dovuta a questo. Se qualcuno è capace di dirmi come fare per evitare questo inconveniente, lo farò volentieri, ma al momento mi hanno suggerito questa soluzione, ho trovato questa soluzione, cioè lasciare che il video vada avanti e poi dopo interrompere, così si interrompe, così almeno quello che viene detto può essere ascoltato, può essere recepito e arriva alla persona che poi guarda il video. Devo fare così, se trovo un sistema migliore lo farò.